Allora, vediamo adesso, ragazzi, il caso della somma di due vettori non collineari e non perpendicolari. E lo indico con questo simbolo per brevità. Esempio, allora andiamo a segnare gli assi cartesiani, ma partiamo dalla figura, poi mettiamo pure i valori. Anzi, gli assi completiamoli. Qua è y, x. Allora, diciamo, era una E, è uscito uno strafalcione. Perpendicolare. Oh, è un modo, pur in matematica, quando sono paralleli si indicano due segnetti perpendicolari così, in modo per abbreviare la scrittura. Da non vi distraete. Diciamo che il primo vettore è questo, ma immaginiamo che siano forze e quindi F1 ed F2. Dove diciamo che F1 come modulo, sempre 10 newton. Poi l'angolo che esso forma, chiamiamolo alfa, con l'asse X diciamo 30 gradi, mentre F2 diciamo che è 13 newton, e l'angolo che esso forma sempre, vedete, mettiamo due lineette, due archi, chiamiamolo beta, dove beta per esempio è 120 gradi. No, volutamente metto due angoli pure tabulati, almeno diciamo possiamo rivedere la tabella, ma a parte che li ricordo. Allora, qual è la cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo, così non li sappiamo, insomma, anzi, scusatemi, ho scelto una situazione molto particolare, ma devo cambiare qualcosa. Perché? Che vi ho detto, non collineare, non perpendicolari. Fate caso, se questo è 30 e questo è 120, quanto è st'angolo? Quindi avremmo potuto trovare, capito? Quindi facciamo una cosa, diciamo che non era 120 ma 135 gradi. No, va bene, 135 diciamo. No, anche se sarà un po' di più, ma non, forse mai lo fate voi il disegno più preciso. Allora, le due proiezioni. Le due proiezioni, quali saranno? Questa è F1x e più o meno quest'altra F1y, va bene? Invece per F2, beh, che sarà? Diciamo che questa più o meno F2y e invece di qua mo. Ripeto, lo riuscite a fare sicuramente meglio voi sul quaderno, F2x. Va bene? Poi vediamo come proiettarlo esattamente come abbiamo visto insomma, negli altri esempi che già abbiamo fatto. Ma vi dico subito qual è il motivo appunto per cui si fa questo, come già abbiamo visto del resto, eh? Però lo ripetiamo. Vedete una cosa? Adesso F2x ed F1x, come sono tra di loro queste due componenti? Sono diventate collineari, che siano discordi, cioè o erano concordi, immaginate che cambia poco, solo che nel discordi devo tener conto di fare la sottrazione. Vediamo invece F1y ed F2y, come sono questi due vettori? Sono adesso collineari o addirittura concordi. Quindi per trovare la chiamo semplicemente f di x per dire la somma delle componenti, diciamo lungo x, che sarà, ragazzi? Sarà f1x più f2x. E una cosa, mettiamo il più algebrico, in che senso? Perché quando noi andremo a fare la proiezione f2x, siccome l'angolo supera i 90 gradi, il coseno nel quadrante tra 90 e 180 è negativo, ora ve lo faccio rivedere da alcuni valori. Vedete, il coseno
meno, è sempre negativo. Anche questi sono valori tabulati, ma è sempre... Quindi non c'è bisogno che dico devo fare questo o meno questo, perché mi verrà già dei valori algebrici. La f di y invece, che cosa sarà? F2y più F2, F1y, scusate. Va bene? Quindi queste due componenti. Qui, mo, in questo caso particolare, addirittura verrà proprio tutte e due positive. Una volta trovati questi, rifaccio un attimo il disegno. È come se, perché se no mo lì non si capirebbe più nulla. È come se avessi detto, ragazzi, che questa è tutta la f di x. Va bene? Questa è la f di y, mo immaginiamo di farle in proporzione, più o meno con le lunghezze. Quanto sarà il nostro vettore f che andiamo a cercare, cioè la somma? Beh, a questo punto, scusate, f di y e f di x sono perpendicolari. Non è più come all'inizio, vedete i due vettori F1 ed F2 non erano perpendicolari, quindi non potevo usare Pitagora. Invece con le proiezioni, sommando tra di loro le x, qui sommando tra di loro le y in quest'altro punto, ho trovato un'unica componente x e un'unica y, che però tra di loro sono perpendicolari. Quindi possiamo sfruttare Pitagora. Eh sì, come tu immagini che sono vettori, vedi che stanno così. Però nel sommare, se vi ricordate i collineari, capito? È là così, invece di qua è come fosse capitato così, uno da una parte e uno dall'altra, e quindi viene la sottrazione. È perché, vedi, no, perché tu devi fare questo più questo, mo che siano sovrapposti. Vedete una cosa? Hai fatto bene comunque a chiederlo. Vi ricordate quando vedemmo? Immaginate che questo è F1Y. E questo è F2Y, che siano sovrapposti, come dire, applicati allo stesso punto, noi come li avremmo sommati? Avremmo messo questo F2Y e poi subito appresso quell'altro F1Y. Quindi il vettore somma è tutto questo qua. Scusate questa linea, è tutto questo. Ripeto, immaginate. Il pennarello e la penna, sì, sono collineari, però la somma di questi due io la faccio così, no, insomma, mettendo uno sopra l'altro. Invece, quando sono collineari discordi, possono pure stare, diciamo, così, ma la differenza, quindi la somma algebrica, mi darà sto pezzettino qui. Esatto, come fossero segmenti. Va bene? Quindi il fatto che, perché devono stare collineari, anzi, dicevo, se io avessi preso che anche F2 stava tra 0 e 90 gradi, noi avremmo avuto questa situazione molto semplice. Questi sono gli assi, diciamo, X ed Y. Immaginiamo che questo era un vettore e questo era l'altro, no? Le due componenti, vedete, sono tutte e due sovrapposte, questa e quest'altra. Ha capito? Anche sull'asse X. E qui stessa cosa. Capite che siano sovrapposte non significa che uno ingloba l'altro, li devo sempre sommare. Va bene? Quindi voi, qualunque valore vi venga, ma poi vi dicevo, queste due relazioni vi aiutano tantissimo perché una volta che avremo trovato F1x ed F2x con seno e coseno, in questo caso con il coseno, qua verrà negativo, minore di zero. Quindi non devo manco ricordarmi che erano collineari discordi, perché mi verrà tipo qua 10, qua meno 3, capito? E quindi 10 meno 3 è 7. Va bene? Quindi, come stavamo concludendo, la f ci viene semplicemente da radice quadrata di f di x al quadrato più f di y al quadrato. Va bene? Quindi, vedete, ho già descritto tutte le fasi. Qual è l'unica cosa che ci manca, banalmente? Trovare quelle F, no? Cioè F1X, F2Y,
F1Y, F2X ed F2Y. Ma come li trovo? C'ho tutti i dati. Allora, iniziamo con F1X. F1 era 10 e l'angolo era 30. Che dobbiamo fare? 10 coseno di 30. La formula è sempre quella che abbiamo già visto. F1Y che sarà 10 seno di 30 gradi. F2 quant'era? Vediamolo qua. Era 13 e 135 gradi. Quindi qua sarà 13 coseno di 135 gradi. E qua 13 per seno di 135 gradi. Mo' il coseno a 30 gradi è radice di 3 su 2, quindi 10 per radice di 3 su 2, e qua farà 5 per radice di 3. E chiaramente devo fare il calcolo. In matematica, chiaramente vi avrei pure io chiesto di lasciare così, ma in fisica noi dobbiamo sempre svolgerlo. Il seno a 30 gradi, se vi ricordate, vale un mezzo, vedete? Oh, a 30, vedete, radice di 3 su 2 il coseno, il seno un mezzo. Qua è più semplice perché 10 per un mezzo, ovviamente, 5, oh, mettiamo pure l'unità di misura. Fate un attimo 5 per radice di 3 cortesemente, almeno mettiamo proprio il valore. A 135 gradi, 8,66 quanto? 8,66 8,66, diciamo, va bene. Ok. Qua 5 newton, 13, il coseno a 135 gradi vale meno radice di 2 su 2. Andiamolo a rivedere. Allora, 135 gradi è meno radice di 2 su 2, ok? Quindi dobbiamo fare, vabbè, qua non si può semplificare, però meno, come abbiamo più volte detto, fate un attimo 13 per radice di 2, quello che viene è diviso 2. Fate un pochino, intanto io scrivo quest'altro. Era 5 per radice di 3, quindi è 8,66. 9,19, vabbè, dai. Mo' seno di 135 è pure qui radice di 2 su 2, quindi non c'è nulla da fare di calcolo perché è tale quale, ma verrà 9,19. Vedete una cosa? Se sono uguali in modulo, solo il segno cambia, non c'è bisogno di rifare il calcolo, no? Capite? Verrà solo che verrà più. Adesso poi la f di x che avevamo detto è data da f1x più f2x. Dove ce li abbiamo questi valori? Uno sta qui e uno sta qui. Quindi che dobbiamo fare? 8,66 meno 9,19 e questo tutti in newton. Quanto viene? Meno 0, quanto viene? Meno 0,53. La F di Y che sarà F1Y più F2Y. E ce l'abbiamo tutte e due qua, vedete? Che sarà quindi 5 newton più quant'era? 9,19. 14,19 newton. Abbiamo quasi finito perché la F è la radice quadrata, l'abbiamo già scritta prima la formula, vedete? Questa in rosso. Il primo al quadrato più il secondo al quadrato, quindi sarà meno 0,53 al quadrato più 14,19 al quadrato. Fate un attimo il calcolo. Vabbè, se volete darmi pure il risultato direttamente. E quindi viene 14,2 newton. Infatti, perché vedete, qua è venuto meno 0,5. Il mio disegno è chiaro, è stato molto, diciamo. Questo qua era un po' più lungo, quindi la differenza è venuta un pezzettino veramente molto piccolo.